La lotta di classe è morta. Ecco, io direi invece che la lotta di classe è morta, ma sta risuscitando. Questo perché i prenditori, sempre più assetati di soldi e di potere, hanno tirato troppo la corda e, con la complicità di buona parte della politica, stanno costringendo alla fame milioni di persone che, sebbene lavorino, come tutti sappiamo, non hanno più letteralmente i soldi per mangiare e per pagare le bollette. Ecco, negli anni del boom economico non era più conveniente fare la lotta di classe perché un operaio o un impiegato potevano, che ne so, comprare una casa e una macchina, mantenere due figli all'università, andare in vacanza almeno una volta l'anno, eccetera. Inoltre era relativamente facile migliorare la propria condizione economica di partenza. Il celebre ascensore sociale funzionava ancora. E permettere quindi anche ai propri figli di fare altrettanto. Oggi invece sempre più giovani e meno giovani si sentono letteralmente privati del futuro, perché a causa di contratti di lavoro precari che autorizzano gli imprenditori a pagarli 700 euro al mese per un full time, non potranno mai comprare una casa e nemmeno affittare, se per quello, costruirsi una famiglia, fare dei figli, eccetera. Allo stesso tempo, però, anche e soprattutto a causa dei social, questo popolo di esseri umani privi di speranza viene bombardato ogni giorno da immagini di privilegiati, spesso privi di merito, che sfoggiano, che ne so, borse da 10.000 euro, vacanze esotiche, macchine sportive, eccetera. Comprate però coi soldi di mamma e papà. E in più a queste persone che la società ha privato della speranza, viene detto dalla società stessa, dalla narrazione corrente, che se non ce la fanno ad arrivare a fine mese è soltanto colpa loro, perché non sono abbastanza bravi, non si sono impegnati abbastanza nella vita, eccetera. Una bugia a cui fortunatamente sempre meno persone credono. Sfortunatamente, o magari fortunatamente, questa situazione di ingiustizia sociale peggiorerà sempre di più. E non ci vorrà molto tempo prima che qualcuno si metta metaforicamente alla guida della locomotiva di gucciniana memoria.